molto bella. Prima tu hai parlato delle case discografiche che fanno passare in radio solo i pezzi, cioè la mafia delle radio. Ok. Cosa ne pensi te? Che oggi come oggi è una cosa che è solo una diceria. Perché... Ah, è solo una diceria? Ma sì, perché accendi internet e ascolti tutte le canzoni che vuoi. Beh, però, cioè, il radio, che è un FM che è ascoltato da molti, c'è, cioè, certa musica non la mettono, cioè, questo non è giusto. Beh, cioè, però... perché la casa discografica ti... non la ritiene... Appunto, all'altezza ti propina sempre le solite cose. Sì, sì, ovvio, perché hanno i loro investimenti, quindi giustamente devono spingerli, cioè, è più una questione commerciale che una questione di gusto, ecco, non, sì. Non c'entra il gusto. Lo sei sicuro? Ecco. Magari a voi interessa più l'aspetto del gusto piuttosto che l'aspetto, sì, l'aspetto industriale. Oggi vedi, abbiamo la possibilità tramite internet. Io credo che questa, diciamo, formula del fatto che le case discografiche trasmettono solo certi tipi di canzoni, tra poco finirà, perché internet sarà nelle macchine e quindi la gente ascolterà la radio, quella futurista, che sono futurista. Ah, così, ragazzi, ce l'abbiamo già nel telefono. Sei un rap futuristico, te. Io sono? Un rapper futurista. Penso che non so fare rap, devo essere impedito. Ma se no ce l'hai del rap. Sì, sì, ma mi piace per come parli, per come... Mi piace vestirmi in maniera diversa. Tipo l'altra sera ero al Decadence e ero vestito tutto nero, con la maschera, che so. Mi piace, bello cambiare, cioè la vita è una continua evoluzione. Penso, rap potresti farlo, cavolo. In collaborazione, no, magari. Ci mancherebbe anche che aspetta rap. No. Io faccio le mie cose, scrivo con gli altri, produco per gli altri. Lascio fare il rap a chi lo sa fare. Ma tu magari che sei dentro a sto mondo qua, in Italia la musica conta, cioè nella società un peso? È fondamentale, perché è la... Ma è inconsapevole questa cosa o la gente se ne rende conto? No, certo che la gente se ne rende conto, ti spiego per quale motivo, perché è la forma di comunicazione più diffusa nel mondo ed è anche quella che arriva di più alla gente. È quella più fruita, piuttosto che i libri. La musica, secondo me, addirittura è più fruita dalla televisione. Perché? Perché quando tu cammini, non puoi guardare la TV. Però cosa fai? Ascolta la musica. Quindi comunque i messaggi ti possono arrivare praticamente tramite la musica, come quelli che ti potrebbero arrivare dalla televisione, dai libri, da qualsiasi altra forma d'arte, dai giornali, dai quadri. Credo che sia fondamentale, credo che la gente se ne renda conto, ma non perché lo sappia, perché ormai faccia parte della propria vita, della vita di tutti. Cosa sarebbe un mondo senza musica? Brutto. Cioè, pensa al silenzio più totale. Nessuno spesso. Musica è anche quella. Volendo sì. Filosoficamente parlando, sì. Il rumore è musica. Certo, modo. Certo. Cioè, chi sa, anche il silenzio. Il silenzio fa parte della musica, perché quando ci sono le pause, fa parte della stessa musica. Prima era un silenzio. Oh, se ci pensi, il fatto del digitale, con questi rumori, i DJ, è una visione futuristica dell'artista. Prendono questi rumori, tipo il campanello, sì, e ci fanno dei brani. Parliamo però del futuro, mi piace questa cosa del futuro. Siccome il futuro non esiste. Come non esiste? Il futuro è adesso, esatto. È adesso. Il futuro è adesso. Com'è il presente esiste, il passato non esiste, il futuro non esiste. Questa è la mia visione. Quindi secondo te è un continuo presente, filosofeggiamo, certo, qua, sì, un continuo attimo. Sì, secondo me è un continuo presente. È un continuo presente. Infatti noi dobbiamo lavorare per il presente, che poi magari è futuro per la gente comune. Hai detto cosa esiste? No, per me non esiste, però per la gente comune però magari... è vero, se vivi il passato... Non puoi, male, perché non neanche puoi viverlo. Se vivi il futuro vivi anche malino, perché comunque sì, esatto, vivi qualcosa che non sai cosa sarà. Stiamo facendo digressioni. Per me è l'effetto dei kiwi e del mandarino, è quello, che ci sta portando l'effetto THC. No, pensate solo a una cosa però, che magari il futuro c'è, vi dovete dare una prova, perché magari quello che voi state facendo adesso lo guarderà qualcuno fra 5 anni. Quindi già sono questo. Questa è una speranza. Questa è una preghiera. O lo riguarderete voi fra 5 anni. Sarebbe già un successo. È già futuro. Già riguardare le cose fatte da me stessi senza dire ma che schifo. È già un successo. No, come guardi le foto quando sì, all'elementare, al liceo. Come l'ho messo io? Incredibile. Però ai tempi eri contento. Eri molto soddisfatto di te stesso. Soddisfatto. Non, avevi meno pensieri. Sì, ma anche i cantanti che magari rinnegano quel che facevano prima. Per me non è. Ma guarda che comunque è vero, vedi, poi più andiamo avanti, più secondo me la società ci porta ad avere dei pensieri. Sempre così, no? Più andiamo avanti, più ci siamo incasinati, abbiamo visto che la televisione, dobbiamo essere fighi, belli, sempre alla moda, sempre tecnologici. Bisognerebbe cominciare un po' a scindere questa cosa, viversela un po' più serenamente.
cercare di essere più semplici, capito? Quindi di conseguenza rendere anche la vita un po' più basici, più basic. Ma come, voi siete l'esempio di questo futuro, queste radio, queste radio di internet, queste web TV, cioè ragazzi, questo è il futuro, è questo. Domani la gente non ascolterà Radio DJ, ma ascolterà voi! Questo è il futuro! Porca miseria, povero Linus! Sceglierà di ascoltare voi! Linus in miseria! Non ascolterà Radio DJ! Oh, lo spero, veramente. Perché tanto la digitalizzazione porterà tutte queste cose qua. Se non ci chiudono il sito per problemi vari, tutto sommato ci posso anche un po' sperare, dai. No, va bene, possiamo concluderla qua, perché comunque il tempo ormai, cioè, 8:30. No, io mi stavo divertendo. Anch'io, cioè, io sarei andato avanti. Vabbè, fate ultime domande, magari fai due domande. Però il regista fa segno con la manina. No, fai altre due o tre domande, dove chiudi bene, proprio... Cioè, a serio? Serio, magari se tu hai voglia dire i tuoi ultimi progetti, farti fare un po' di pubblicità. Se vuoi te, aspetta. Cioè se non te ne frega niente non facciamo. Questa domanda non parla di resto, aspetta. Progetti prossimi. Aspetta. No, visto che so che sta lavorando per un progetto che parte a gennaio, che se gli porta fortuna gli va bene, un po' di pubblicità. Siamo seri. Rewind. Allora, siamo di nuovo qua con Matteo Valli. Siamo seri. I tuoi progetti per il futuro. Diciamo che a livello lavorativo sto avendo molte cose in ballo, ovviamente come produttore e come autore. E ho un singolo che mi esce a metà di gennaio con un DJ di RTL, di una radio molto grossa d'Italia, la vostra concorrenza. Che verrà schiacciata, sarà abolita. Sto scrivendo per una cantante, sto finendo una band qua di Bologna. Diciamo che i progetti lavorativi ce n'è anche troppi, infatti voi siete arrivati dopo che ho staccato da 8 ore di computer, non ce la faccio più. E progetti di vita diversi, diciamo finire questo corso di studi, intraprendere un'altra carriera come autore, andare magari a lavorare nei film, fare lo sceneggiatore, sì. O magari fare musica per cinema. O in televisione, no, musica per cinema no, bisogna essere molto bravi per fare quella cosa, bisogna studiare proprio per fare quella cosa. Io conosco persone che fanno quel tipo di mestiere ed è molto difficile. Molto. Non bisognerebbe proprio intraprendere una carriera, studiare, fare cose di questo tipo, non è quello che mi interessa. No, vorrei continuare a scrivere, diciamo, in diversi tipi di ambienti, vedere dove posso sviluppare la mia creatività, la mia comunicazione anche in altre cose. Poi magari spostarmi da Bologna, andare a Milano, non so. No, l'estero non ti attira per niente, oppure? No, non mi attira. Bologna merita e dobbiamo fare in modo che... Risuscitarla. No, non è che resuscitarla, però di dargli di qualificarla, cioè nel senso che comunque non possiamo lasciarla andare così, lasciarla in pasto a quello che succede, bisogna che noi che siamo il futuro, voi che siete il futuro. Per me il presente. Per te il presente continuo. Esatto. Cercare di riqualificare comunque la città, ma non dal punto di vista architettonico, dal punto di vista proprio delle persone, cioè dei bolognesi. Quindi tu che sei bolognese, parli con un bolognese, che parli con un bolognese, dici, oh. Facciamo qualcosa, social, cioè, capito? Cioè, ormai muoviamoci. C'è un mito nei giovani che è quello di stare a sedere in un anche bar. Il mito dell'imprenditore, il finto imprenditore. Il finto imprenditore. Io comando te perché ho fatto 2 persone più di te in discoteca, quindi tu fai meno di me. Esatto. C'è questo mito di fare l'imprenditore a 14 anni. Cioè, ragazzi che lavorano nelle discoteche a 14 anni si sentono degli imprenditori, cioè... È una scelta di vita, nel senso che oddio, può piacere o non piacere, nel senso che non stiamo contando. L'importante è che però loro facciano queste cose qua nella nostra città e quindi che portino avanti comunque tutto quello che è anche il business, perché è vero, comunque che fa girare i locali in cui magari voi lavorate o comunque andate a fare le serate, in cui io vado, tu vado a fare le serate, sì, esatto. Tutte queste cose qua. Concludiamo qua, salutiamo Matteo Valli. Ciao amici della Radio del Futuro. Si batterà Radio DJ. Siete voi! Questa segnate la data di questa affermazione. Uno varrà milioni. Siete voi veramente i lettori modello di questa Radio del Futuro. Fate andare avanti questa cosa perché è molto importante per ragazzi che hanno voglia di fare cose buone e giuste. Un domani. Ciao a tutti!